torna Io non rischio, la campagna informativa ed educativa per la prevenzione e l'attenuazione dei danni da eventi calamitosi. L'edizione di quest'anno, anche alla luce del drammatico sisma che lo scorso 24 agosto ha fatto tremare l'intero centro Italia, è dedicata al rischio sismico. Sabato 15 e domenica 16 ottobre i volontari del CISM e della Misericordia avranno un gazebo in Corso Italia dove illustreranno alla popolazione le attività di prevenzione che possono essere normalmente portate avanti in casa, quindi quelle piccole accortezze che possono limitare i danni in caso di evento calamitoso, terremoto, alluvione o quello che possa succedere. Questa iniziativa ha un valore aggiunto perché non viene solo distribuito semplicemente del materiale o date così informazioni, ma del personale, volontari di queste pubbliche assistenze si mettono a disposizione di tutta la cittadinanza per rispondere a qualsiasi domanda, a qualsiasi informazione su questo purtroppo fenomeno che è il rischio terremoti. E come sappiamo la conoscenza è una delle prime forme per prevenire o comunque attutire fenomeni anche calamitosi. Il gruppo di protezione civile della Misericordia di Arezzo durante la manifestazione esporrà ed illustrerà alcune immagini ingrandite riprese direttamente nei territori di Amatrice e Sant'Angelo, devastati dal sisma dello scorso 24 agosto. Vedere quelle persone che hanno perso tutto in pochi minuti ti creano insomma uno stato d'animo, certe emozioni, mi emoziono anche ora, scusate. E niente, noi siamo un gruppo di volontari in Misericordia che facciamo protezione civile e siamo partiti come logisti per montare il campo a Sant'Angelo e tenere il campo. Siamo riusciti insomma a farli stare un pochino meglio.